Lo spettacolo abbia inizio proprio da Y, I am Phil, ma qualche vecchio amico mi conosce anche come Birex ed eccoci qui oggi tornati con una nuova recensione. Nello specifico quest'oggi parleremo della sedia da gaming Diablo X Player. Per quanto riguarda questa sedia partiamo subito dal presupposto che è una sedia economica ma di fascia alta. Prima di passare alla recensione però c'è una piccola chicca per voi. C'è scritto, non so se si vede, questo è il manuale, no? Bellissimo. C'è scritto che ci dovrebbe essere una brucola, col cacciavite incorporato. E indovinate a chi non è arrivato? A me, vaffanculo. Comunque, andiamo. Come sono fatte a minchia, ma proprio a minchissima, dice di mettere le coperture prima di mettere effettivamente lo schienale. Se fate così vi si graffia tutta la pelle della sedia, perché quando lo infili è troppo stretto. Quindi voi che fate, furbi, non le stringete completamente, non mettete le coperture, quindi semplicemente le appoggiate, avvitate le vitre, le fate tenere ma senza forzare, infilate lo schienale, forzate, cioè prendete ovviamente i buchi, mettete le viti in modo tale che si tiene, e poi andate a ristringerle tutte e poi li mettete così. Lo so, voi vi aspettavate qualcosa di meglio, bensì ero solo io che montavo, però questo è importante perché credo che già nel montaggio vi ho specificato alcune cose che sono da rivedere per quanto riguarda l'assemblaggio stesso, perché le istruzioni sono fatte un po' a minchia, nel senso che alcuni passaggi dovrebbero essere fatti prima di quello che dicono loro, quindi bisogna invertire alcune cose proprio per evitare di rovinare altrimenti la sedia stessa. Per quanto riguarda la recensione, quindi prima andiamo a leggere quelli che sono i dati forniti ovviamente dalla casa produttrice, poi alla fine faremo quella che è una valutazione personale ovviamente.
la mia valutazione personale su quella che è stato l'acquisto di questa sedia. La sedia da gamer Diablo X Player, la prima sedia da gaming con rivestimento in tessuto della famiglia Diablo, forma ergonomica per migliorare l'esperienza di gioco e facilitare il lavoro al computer. Ora, per quanto riguarda questo aspetto, devo essere sincero, è comoda, cioè ci passo diverse ore sopra, perché comunque tra studio, gaming e anime ovviamente, e comunque passo mediamente 8 ore al giorno comunque seduto su questa sedia, e devo essere sincero, non ho mai riscontrato problemi effettivamente di postura o comunque scomodità in merito alla sedia, quindi sotto questo aspetto effettivamente svolge il suo dovere. Materiale di alta qualità, la sedia da ufficio è imbottita con due componenti, la fodera in tessuto di fibre di ortica e la rete a nido d'ape di Diablo, è traspirante e resistente, l'imbottitura in pelle sintetica HDS è impermeabile e facile da pulire. Gli inserti in pelle sarebbero ovviamente quelli laterali, probabilmente ve li sto facendo vedere nello specifico, anche se adesso li sto toccando, mentre per quanto riguarda ovviamente le fibre d'ortica sarebbero la parte in rossa della sedia, mentre il resto ovviamente è il tessuto appunto con un'intelaiatura a tipo nido d'ape, che come appunto abbiamo letto serve per una maggior traspirazione del tessuto stesso, il che è fondamentale soprattutto nei mesi estivi, perché come sappiamo mesi estivi uguale tanto sudore dipeso anche da quelle che sono le elevate temperature delle stanze dei gaming, che sono tutte chiuse, buie, tetre, non traspiranti, con finestre chiuse perché non deve passare un filo d'aria, che ovviamente induce quelle che sono delle copiose cascate di sudore, che di conseguenza su sedie in pelle, se poco poco giocate anche senza maglia, è il tripudio dell'appiccicosità. Quindi sotto questo aspetto, ora io non vi so dire se effettivamente funziona o meno la cosa, perché non sono mesi estivi, però diciamo che essendo in tessuto rispetto sicuramente a una sedia in pelle, un miglioramento c'è. Adattabile e confortevole, X-Player è dotato di braccioli regolabili Armtec Hybrid 3D, regolabili verticalmente, orizzontalmente e ruotabili lateralmente. Cuscini in memory schiuma, doppio sedile in schiuma double layer con un'eccezionale ammortizzazione. La sedia offre molto comfort di sedute e sostiene una postura sana. Il collo e la colonna vertebrale saranno supportati e alleviati di conseguenza. Come vi dicevo prima, infatti, anche passando diverse ore su questa sedia, la possibilità ovviamente, diciamo, non è nulla di particolare, è una caratteristica che hanno tutte le sedie da gaming, là comunque la particolarità di poter spostare ovviamente e regolare, quindi quelli che sono i vari cuscini, il poggiatesta e il cuscino lombare, sono fondamentali appunto per quella che è una postura sana, corretta e soprattutto che nel tempo non infastidisce. Robusto e stabile, costruzioni metalliche, base BaseTech X5.2, pistone a gas, livello di sicurezza classe 4, capacità di carico fino a 150 kg. Sistema Tiltec Butterfly System, il sistema Tiltec abilita la funzione di oscillazione e la regolazione dello schienale inclinabile fino a 180 gradi, regolabile in altezza, 360 gradi liberamente ruotabile, ruote resistenti all'abrasione PFC 360. I materiali di alta qualità promettono un'eccezionale durabilità e longevità della sedia. Ora, per quanto riguarda questi aspetti, il carico in peso non vi so dire se effettivamente è quello, perché non ho un peso corporeo così possente da poter effettivamente mettere sotto stress questa sedia, quindi per quello che mi riguarda il peso resiste tranquillamente. Per quanto riguarda la resistenza invece dei materiali, io vi posso dare un giudizio per l'utilizzo che è stato fatto fino ad oggi, che sono quasi una settimana di utilizzo. È resistente, ovviamente presenta quelle che sono delle componenti metalliche, come ad esempio quelle che è la base ovviamente con le ruote, comprese le ruote, così come il pistone, ma presenta ovviamente anche quelli che sono degli inserti in plastica come i braccioli, piuttosto ovviamente che il, diciamo, il rivestimento del pistone, piuttosto ovviamente che coperture presenti nelle porzioni laterali della sedia. Ad oggi vi dico che effettivamente resistono, chissà se col tempo andranno incontro a deterioramento piuttosto che a rottura, questo non ve lo so dire, ma ripeto, per una mancanza di tempo. Dimensioni, altezza consigliata 145 cm 200 cm, altezza totale 133 cm, larghezza totale 66, altezza sedile 47-57 cm, larghezza sedile 28,5 con profondità sedile 51 cm, altezza schienale 81, peso 25 kg. Ora, perché vi ho letto queste caratteristiche? Perché la sedia ovviamente presenta queste dimensioni in quella che è la taglia media, perché presenta tre tipi di tagli questa sedia, che sono una taglia mini, quindi una taglia molto ridotta, poi abbiamo questa che è la versione media, quindi che va dai 145 cm fino ai 200 cm di altezza, per poi avere quella iper giga maxi gigante che va dal 1,80 m mi sembra fino ai 2,20 m. Ovviamente a seconda anche della misura il prezzo varia, ad esempio questa costa 189 euro, comunque se vi interessa vi lascio anche in basso il link di Amazon dove potete ovviamente andare a verificare la disponibilità. Queste quindi sono le informazioni di base che ci dà la casa produttrice. Ora, per quanto riguarda la mia esperienza, partiamo dal presupposto che non ho la possibilità di fare un confronto
molto ampio, nel senso che comunque ho una conoscenza limitata delle sedie da gaming, in quanto comunque limitata è stata la mia possibilità di testarne diverse, che più o meno sono state due, tre se non sbaglio. Partendo da questo presupposto vi dico che per quello che è il prezzo, che ovviamente va confrontato con sedie di fascia alta, di marche più blasonate, che presentano un costo che va anche dai 300 ai 400 euro, basandoci quindi su quello che è il prezzo di questa sedia e su quello che ci offre, vi devo dire che è una signor sedia, nel senso che alcune particolarità, anche piccole, come ad esempio la possibilità di regolare i braccioli in verticale, in orizzontale e rotabili lateralmente, non è una cosa scontata, perché molte sedie, soprattutto diciamo economiche, quindi intorno ai 150 euro, non presentano questa particolarità, bensì presentano quelli che sono ad esempio dei braccioli fissi, ed è questa una caratteristica quindi ad appannaggio solo di sedie, diciamo di prezzi più alti. Quindi già questa, per quanto possa sembrare una stupidaggine, in realtà è fondamentale, perché soprattutto a seconda di quella che è la postura, a seconda anche dell'altezza delle scrivanie, perché per esempio questa scrivania non riesce a supportare l'altezza massima dei braccioli se io ho la seduta alzata al massimo, quindi in quel caso con la seduta alzata al massimo io devo abbassare. E voi mi direte: vabbè, ma basta che abbassi la seduta e hai risolto. No, perché se la seduta è troppo bassa io poi non arrivo alla scrivania, quindi ovviamente diciamo è una cazzata, perché può sembrare una cazzata, ma questo è fondamentale. E questa sedia presenta comunque una serie di piccole caratteristiche che permettono quindi di catalogarla in quelle che sono le sedie di fascia alta, oltre ai braccioli ad esempio anche quelle che sono le ruote, ovviamente fatte in metallo, comunque fatte di un materiale particolare, come leggevo prima, ve lo rileggo al volo, il PFC 360, che è un materiale particolare, appunto più resistente, così come anche il tipo di tessuto, che non è un tessuto ovviamente tipico di tante sedie ovviamente di prezzo basso, molto spesso vanno su quella che è la pelle sintetica, quindi sono dettagli, e molto spesso la qualità si fa appunto sui dettagli. Se dovessi dare un voto che va da 1 a 10, a questa sedia darei un 8,5. Perché do 8,5 e non 10, considerando tutto quello che ho detto? Perché ovviamente ci sono delle mancanze. Molte sedie, infatti, anche di fascia più bassa, molto spesso, comunque in alcuni casi, presentano quello che è il poggiapiedi, che in questo caso, ovviamente con un sedile che si reclina fino a 180 gradi, anche questa particolarità non di tutte le sedie, che molto spesso si fermano fino a 120-140 gradi, più o meno, la presenza anche ovviamente di un poggiapiedi sarebbe stato un toccasana, soprattutto se ti vuoi vedere un film, prendi lì, ti allunghi, bello, rilassato e risolvi. In questo caso, diciamo, questo non è possibile, ma anche in questo caso, ovviamente, è un dettaglio che non inficia su quella che effettivamente è la seduta in generale, perché la seduta, come vi ho già detto, è ottima. Io l'ho testata studiando, guardando serie TV o comunque anime e giocando. In tutte le situazioni mi sono ritrovato perfettamente a mio agio, perché comunque hai la possibilità di regolare minimamente ovviamente il poggiatesta, mentre hai una regolazione un po' più ampia per quanto riguarda il cuscino lombare, il tutto associato alla possibilità di inclinare lo schienale fino a 180 gradi, per cui mi sono sempre ritrovato in condizioni ottimali rispetto ovviamente a quella che era l'attività che stavo facendo, senza mai riscontrare, come dicevo prima, dolori o fastidi di alcun genere. Quindi sotto questo aspetto è una sedia della Madonna. Il problema è 8,5, perché appunto ci sono comunque questi dettagli mancanti, e soprattutto perché durante l'assemblaggio, come avrete visto, a parte che non mi è arrivato un pezzo, che voi potete dire: vabbè, è stato un problema tuo. No, perché ho letto sotto i commenti di altre persone che hanno acquistato da Amazon, che hanno avuto lo stesso problema, che mancava o le istruzioni o comunque mancava effettivamente quello che era lo strumento per montare la sedia stessa, che per carità per me non era un problema, ce l'avevo gli attrezzi per farlo, però se uno non ce li ha comunque è un problema non da poco. E soprattutto perché in fase di montaggio diciamo che ci sono delle imperfezioni per quanto riguarda ovviamente i fori, piuttosto che ovviamente quelle che è il bloccaggio delle viti, piuttosto che appunto il manuale stesso delle istruzioni, che presenta di quelle che sono delle imprecisioni. Quindi sono cose che, ripeto, non inficiano sulla sedia stessa, però diciamo nel complesso non permettono di dare 10. Però ripeto, 8,5 reputo che sia un voto più che alto, soprattutto se consideriamo, ripeto, che è una sedia che possiamo catalogare nelle sedie di fascia alta, ma che comunque diciamo risiede in quelle che invece sono le sedie ovviamente economiche, perché 190 euro a fronte di 300, 350 euro, 250 euro a seconda del tipo di sedia, ovviamente è un grande risparmio. Detto questo, per l'ennesima volta confermo la validità di questa sedia, e se siete interessati all'acquisto di una sedia da gaming e siete alla ricerca ovviamente di una sedia economica ma cazzuta, vi lascio il link in descrizione, quindi fate un salto ovviamente per controllare la disponibilità, perché potrebbe anche ovviamente non esserci più la disponibilità, anche se comunque trovate quelle che sono alcune alternative sempre della Diablo, che comunque sono sia per livello di prezzo che a livello di caratteristiche offerte, sono comunque equiparabili a questo tipo di sedia. Spero che il video vi sia piaciuto. A breve arriveranno altri video, non solo video recensioni, ma arriveranno anche gameplay che, anche se non sono prettamente a tema anime, comunque questo è un canale nato ovviamente per il gaming, morirà per il gaming.
e al quale abbiamo associato ovviamente gli anime, quindi comunque troveremo qualcosa da portare a breve. Questo video uscirà prima di Pasqua, ma non so se poi riusciremo a vederci con un altro video, quindi per sicurezza intanto vi auguro una buona Pasqua a tutti quanti, mi raccomando, mangiate, sfondatevi di cioccolato, tanto in quarantena non potete fare nulla, per cui mentre mangiate cioccolato guardate i miei video e soprattutto lasciate like, commento e condividetemi con i vostri amici. Fino a un prossimo video, ragazzi, ciao ciao!